Allora, Visum TV intervista Camillo Toscano nella famosa casa di Lando Fiorini, il Puff. E stasera siamo appunto con Camillo Toscano che per la prima volta, dopo aver fatto compagnia e vari spettacoli con Lando Fiorini, ha fatto uno spettacolo questa sera da solo. E Sì. si chiama Soppressata, che c'ha un Soppressato. po' un doppio senso, perché Sì, certo. Soppressata è un piatto tipicamente calabrese e poi insomma Un tipico Soppressato, insaccato ecco. calabrese. Io, diciamo, ho inteso parlare della pressione che ormai come una mannaia si è abbattuta su noi italiani, questa famigerata crisi, diciamo rendendo il tutto comico e parlando anche in dialetto calabrese, con l'accento calabrese, facendo dei personaggi prettamente calabresi che qui a Roma sono un po' difficili da sentire, cioè calabresi ce ne sono tanti, però Tanti, sì. insomma è un tipo di comicità che non è prettamente, non fa parte del panorama della comicità classica romana. Quindi insomma, soppressato è il Sì. titolo che racchiude tutto questo, insomma. Esatto. Che foto vuol dire faccio un po' una vita stentata, Sì. un po' una vita, diciamo, da M, La vita di stenti, ecco, la vita distenti. c'è una parolina che potrebbe Ecco. bene sintetizzare il tutto, però non la diciamo, ma si è capito, Si è insomma, la vita di capita, stenti, certo. siamo tutti pressati, in particolare essendo calabrese soppressato. Ecco, e stasera diciamo hai avuto il tuo tra virgolette battesimo perché hai fatto un po' il tuo spettacolo da Sì, solo. ho fatto la Ecco. prima volta Ecco. che ho fatto uno spettacolo qui interamente da solo e sono contento perché insomma dopo tanti anni finalmente il Puffo mi ha dato questa occasione, mi ha dato l'opportunità, lo meritavo anche, diciamo la verità, perché insomma Avendo adesso lavorato non tanti voglio anni con essere, Lando. però dopo 13 anni di lavoro con Lando, insomma Una ritengo premiazione sul campo, di aver diciamo, avuto no? un'esperienza adatta, ideale per fare questo tipo di spettacolo qui al Puffo, insomma. Spero che Ecco. sia piaciuto, ma credo di sì perché ho Ma sentito che... indubbiamente sì, perché ho avuto tanti applausi, tante Sì. risate. Ecco, Credo di sì. e qual è stata, diciamo, la tua emozione nel calcare questo palcoscenico glorioso che in tanti anni hai calcato con altre persone, e in più con Lando Fiorini, chiaramente. Beh, è stata un'emozione particolare perché è vedere questa gente, che stasera c'è moltissima gente, che in genere io sono abituato a stare in compagnia, quindi non mi chiedo quanta gente ci sarà, se lo spettacolo piacerà, io facevo il mio, facevo la mia parte da artista, da attore, facevo le mie cosettine, comunque andava bene, eccetera. Però adesso ha un significato diverso perché mi chiedevo come mai questa gente è venuta a vedere solo me, cioè non c'è Lando, non c'è la compagnia, non c'è nessuno, non c'è la ragazza che in déshabillé, non c'è la soubrettina, ci sto solo io, eppure sono venuto a vedermi, quindi questo è È una un motivo di grande dimostrazione, soddisfazione, quindi ancora di certo. più emozionato, più di come quando lavoravo insomma in compagnia con Lando. Ecco, questo appunto è stato il tuo primo spettacolo. Poi hai previsioni degli altri Sì, ce ne spettacoli? sarà un altro il 29 sabato insieme ad Alessandro Serra, un comico romano, quindi faremo una simbiosi tra Calabria e Roma. Poi ci sarà il 4 dicembre che ci sarà un altro mio spettacolo, quella è una serata che già tutto è esaurito da un po' di tempo e infatti mi hanno dato questo sabato proprio per far riversare tutti quelli che non sono potuti venire il 4 in questa serata qui. Quindi il 4 dicembre ci sarà un'altra mia serata, quindi spero che la gente si diverta come si Sarà ancora divertirà di più. stasera. Speriamo, Ecco, speriamo, speriamo. È sempre una prova, insomma, è sempre difficile. Non sai mai chi c'è davanti, insomma, il pubblico pretende sempre perché non è facile adesso far ridere, soprattutto con la situazione in cui ci troviamo oggi. certo. Ecco, allora per Visum TV, che è la nostra TV, un saluto a Lando, chiaramente, Grazie, che sicuramente grazie. guarderà Lo questo salutiamo video. tutti con Ecco, affetto e con grande devozione, diciamo, almeno per quanto mi riguarda. e poi anche per il pubblico, sempre di Visual TV, una chiusura con una divertente imitazione, così un accenno di un paio di imitazioni, un'imitazione a tuo piacere. Beh, io diciamo l'imitazione che in genere io faccio dei personaggi di imitazione, ma mi piace fare molto Di Pietro, anche stasera non l'ho fatto, per Ecco, esempio, Di infatti, Pietro, ecco. ci è Però mi mancato. piace farlo perché è un personaggio che lo facevo dagli albori, da quando è nato, sono stato uno dei primi a farlo. Mi piace farlo proprio che lui. E adesso, cari amici, io adesso farò una trasmissione televisiva. Proprio io presenterò, che non sono più pubblico ministero, non sono più politico. La trasmissione si intitola Il congiuntivo è una malattia degli occhi. Presenterò
Pensate che a me mi scrivono da oltreoceano, mi ha scritto una signora, e perché il figlio era condannato alla sedia elettrica, chiedendo cosa dovesse fare il figlio. Io gli ho risposto semplicemente: non si siede per nessun motivo. Questo è quanto, questa di Pietro, insomma, è un personaggio che va sempre di moda. Sì, Stasera non sì. l'ho fatto, No. perché mi è venuto spontaneo Fare altri rifarlo. personaggi. Sì, 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 sì. Ecco. Invece come chiuderebbe alla sua maniera Luca Giurato? Beh, Luca Giurato chiuderebbe dicendo che io sono molto felice e sono contento perché malgrado l'età, malgrado tutto, io sono uno che a letto ci sa fare, ho delle prestazioni olimpioniche, lo faccio ogni 4 anni. Perfetto. Allora, ringraziamo il nostro amico Camillo Toscano e lo aspettiamo Grazie a nuove prove. a te, grazie a tutti. Un bacio a tutti i telespettatori e spero di vedervi presto. Senz'altro, un abbraccio. Ciao, un abbraccio.